Allora, oggi disegneremo quella che è l'immagine più difficile di tutto questo corso online che abbiamo fatto ed è tratto sempre dalla street art. È questo viso di donna, abbastanza complesso, vediamo che è di fronte a noi dritto, quindi faremo un asse centrale verticale, non inclinato. Poi disegneremo un ovale intorno a quest'asse. Ecco, lo ripasso in modo che sia ben visibile, all'incirca un uovo, insomma, intorno a questo asse. Divideremo questo asse in tre parti che cercheremo di fare abbastanza uguali uno all'altro. Questa riga corrisponde alla linea delle sopracciglia, questa alla fine del naso. Poi dovremo cercare di capire quali sono le inclinazioni delle due bande dei capelli. La forma del viso, vedete che ci saranno queste linee che andranno verso l'esterno e che noi ricaveremo. Poi gli zigomi, dagli zigomi una rientranza, faremo anche questo con questa linea in modo da avere delle tracce per cominciare a definire il nostro volto. Il collo sarà circa qua. I capelli, che sono abbastanza mossi, saranno circa così, occuperanno questi volumi, poi dopo li andremo a definire meglio. Adesso che abbiamo fatto i volumi principali della testa, cominciamo a definire la forma delle sopracciglia. Questa è la linea delle sopracciglia, allora la sfruttiamo in modo da cominciare da cercare di capire dove piazzare appunto le sopracciglia, che avranno anche uno spessore. Gli occhi saranno più in basso, faremo anche la linea degli occhi in modo da riuscire ad allinearli, da non fare un occhio più in alto e uno un po' più in basso. Allora, gli occhi sono abbastanza con la palpebra un po' abbassata, quindi non saranno completamente spalancati. Facciamo prima l'interno appunto degli occhi. Poi aggiungiamo la palpebra superiore, ecco, vedete la palpebra superiore che andrà a riempire gli spazi vuoti. Il naso è piuttosto piccolo, vedremo soprattutto delle narici scoperte. Le andiamo a disegnare in questo modo e immaginiamo appunto che qua ci siano le narici anche un po' più strette. Qua ci sarà la radice del naso, come in ogni occhio dobbiamo fare l'iride. Ecco, anche l'iride dall'altra parte cerchiamo di farla circa nella stessa posizione dell'interno dell'occhio, altrimenti verrà un occhio, uno sguardo strabico. E poi qua dovremo aggiungere la linea della bocca che però corrisponde alla separazione tra labbro superiore e labbro inferiore, cioè questa linea. Partiremo dalla parte centrale, che non sarà tanto lontana dal naso. La bocca sporgerà rispetto alle narici, quindi è una bocca piuttosto larga e carnosa. Ecco, facciamo prima il labbro superiore, poi facciamo il labbro inferiore. Qua ci sarà un po' la piega del mento. Andiamo ad allargare un po' la mascella perché queste linee ci saranno servite per fare gli zigomi, la rientranza della guancia, perché è una donna snella, non dalle guance pienissime. Andiamo a sagomare il volto, anche qua, ecco, andiamo a sagomare questo volto. Qua a questa altezza troviamo una rosa, sappiamo che più o meno occuperà questa zona. Partiamo dal centro, con delle linee abbastanza ovoidali che accenneranno un po' alle forme dei petali. E così abbiamo anche qua l'impressione di una rosa. Ecco, a questo punto ci mancano le spalle, che immaginiamo, allora qua immaginiamo che il collo arrivi fino a qua e che la spalla sporga di qua. Ci sarà una maglietta con uno spessorino bianco. Adesso abbiamo tutte le parti in più che dobbiamo andare a cancellare. Qua ecco l'iride, si confonde con la pupilla perché sono occhi neri, però ci saranno dei punti luce. Io già li disegno.
E siccome da questa parte sono sulla sinistra, anche da questa parte saranno sulla sinistra. Vado a cancellare le parti che sono superflue, le parti in più, e comincerò ad ottenere quello che insomma si avvicina al mio viso finale. Poi naturalmente qua dovrò rendere un po' ondulati anche i capelli, magari anche un po' meno gonfi. In modo che siano più naturali. Ecco, perché sono capelli mossi, mossi anche al vento. E così anche qua li rendiamo un pochino più ondulati. Allora, cancelliamo anche quello che rimane dell'ovale iniziale, le costruzioni che ci sono servite ad allineare le sopracciglia, gli occhi, a farci capire dove finiva il naso e dove collocare la bocca. E abbiamo questo disegno finale che poi andremo a ripassare con la tempera, oppure a colorare con la matita colorata. Ripassiamo quelle che sono state le fasi di costruzione di questo volto. Allora, siamo partiti da un ovale, siamo partiti anzi da un'asse centrale, un'asse centrale diritto perché il viso non era inclinato, abbiamo realizzato un ovale, l'abbiamo diviso in 3 parti, questa linea corrisponde alla linea delle sopracciglia, questa alla fine del naso. Abbiamo ricavato le inclinazioni delle 2 bande dei capelli qua vicino alla scriminatura. Poi abbiamo fatto queste linee inclinate per le tempie, queste linee rientranti per gli zigomi e per la mascella che sporge. Abbiamo individuato l'andamento delle principali dei capelli spostati dal vento verso destra. Il collo, le spalle. Dopo aver realizzato queste che sono le linee di massima, siamo andati a disegnare le sopracciglia, fare la linea degli occhi sotto le sopracciglia per riuscire a collocarli in modo che non fossero fuori asse. Abbiamo disegnato il nasino. Abbiamo fatto l'asse centrale della bocca che passa attraverso la linea di separazione tra il labbro superiore e il labbro inferiore, l'abbiamo definito. Abbiamo un po' ondulato e mosso i capelli, abbiamo realizzato la maglietta, la linea della maglietta e abbiamo definito inizialmente con un ovale e poi facendo tutti i petali partendo dal centro la forma generica della rosa. E questo è il nostro disegno che andremo a colorare.